Non solo legge elettorale, impegni europei e questione banche. Il nuovo governo, con pieni poteri, deve occuparsi anche della scuola, a cominciare da quella dell'infanzia. A ricordarlo ai rappresentanti delle istituzioni è Alessandra Micheletto, del Comitato Tutela Docenti Precari GAE Infanzia. Dal varo della 107 una voluta discriminazione di mancato potenziamento alla scuola dell'infanzia, che all'oggi pare sacrificata soltanto sull'altare di un'ipotesi di un progetto 06 che è ancora sulla carta. Quindi noi vogliamo lo stessa parità di trattamento riservata alle altre graduatorie ad esaurimento, potenziamento e ruolo subito. I soldi c'erano, i soldi ci sono, li rivogliamo nel mille proroghe e entrare dal 16 di gennaio con l'uscita della Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio, per cui le deleghe devono essere attuate, da quel giorno dopo il ruolo. Il mondo della scuola è il primo a far sentire la sua voce, con un sit-in a due passi dal Senato della Discordia, all'indomani del voto referendario. La senatrice Enza Blundo, del Movimento 5 Stelle, è la prima a farsi vedere in Piazza delle Cinque Lune. Noi abbiamo un programma di governo che stiamo studiando come commissione ed è abbastanza corposo, non comprende soltanto la scuola, ma comprende tutto. Allora, guardi, noi abbiamo un programma di governo che stiamo elaborando e comprende tutto, chiaro? Quindi noi ci abbiamo abbastanza pronto quello che deve essere fatto. E tra l'altro, se voi andate a leggervi gli ordini del giorno, le interrogazioni, i nostri emendamenti alla buona scuola, vi rendete conto che il Movimento 5 Stelle aveva un chiaro programma. Pomo della discordia è la legge 107, come conferma al telefono Rino Di Meglio, coordinatore nazionale del sindacato Gilda. La Gilda degli insegnanti è pienamente solidale con le colleghe della scuola dell'infanzia, perché sono state discriminate doppiamente dalla legge 107, dalla quale non hanno ricevuto neppure i pochi aspetti positivi, perché non hanno avuto le stabilizzazioni, non hanno avuto l'organico potenziato, quindi questa è una grave ingiustizia. Erano state inserite delle risorse, promesse delle risorse per arrivare a questa opera di giustizia, e speriamo che questa manifestazione delle colleghe serva ad accelerare questo. Alle 12 anche la senatrice del PD, Francesca Puglisi, arriva, ascolta e parla. Molti insegnanti sono arrabbiati per l'emendamento Puglisi. L'emendamento fatto dal relatore è concordato con il governo, anche se porta la mia prima firma. Come sempre nella scuola, una parte di persone sono contente, una parte di persone sono scontente, perché purtroppo la cosa, la cosa impopolare che ci siamo assunti la responsabilità di fare, è di cercare di sgrovigliare il groviglio di diritti contrapposti che abbiamo trovato. Ma se le cattedre stanno al nord e comunque gli insegnanti si erano impegnati per 3 anni, perché consentire loro con una deroga alla legge, seppur nel procedimento legislativo corretto, di tornare poi al sud? Questo è stato forse è stato uno degli errori politici fatti.